Ma buongiorno ragazzi, come vedete la prima novità che ho da dirvi è che ho fatto la tinta ai capelli, li ho fatti grigi. Infatti poi uscirà anche un video di appunto quando mi sono fatto la tinta, i passaggi che ho fatto e anche il taglio che ho fatto. Mi ha fatto tutta mia sorella, quindi il video sarà appunto con mia sorella, quella che avete visto negli scorsi video. Ma adesso andremo a parlare di un altro argomento. Dilatatori. Beh, anche se ho ricevuto da poco una critica di una persona dicendomi se non mi vergognassi a fare queste cose. Assolutamente no, perché dovrei. Dice che dopo 5 anni succede qualcosa alle orecchie, ti cadono, che cazzo succede, boh, solo lui lo sa, ma a me non mi interessa niente di quello che pensa la gente, di quello che mi dice la gente, perché io ho deciso di dilatarmeli. Così mi li tengono, così mi piacciono. Bene. Prima di arrivare al sodo di questo video, vi faccio vedere, guardate, ho tolto il tunnel e ho messo questo plug bellissimo col simbolo dello Yin e Yang. Vabbè, adesso arriviamo al punto. Oggi mi è arrivato il pacco di Crazy Factory. Bellissimo. E sono anche strafelice perché mi è arrivato proprio in pochissimo tempo, l'ho ordinato sabato. Sabato ho fatto l'ordine, domenica è arrivata la lettera. Quindi lunedì era festa, poi ho fatto martedì, mercoledì, giovedì, 3 giorni, in teoria arrivano dai 4 agli 8 giorni lavorativi. E partiamo prima con i piercing, che sono quelli che non di più, ve lo dico, è cortissimo questo video anche perché non ho ordinato molte cose stavolta, anche perché non avevo molti soldini. Quindi partiamo dai piercing alla lingua. Ne ho presi due in titanio. Uno è questo, color cobalto, mi sembra che l'ho preso. Sì, che sarebbe un azzurro, un bel azzurro. Io lo amo. Stavo guardando se avevo le misure da dirvi, però me le ricordo. La lunghezza della barretta è 16 mm e le palline mi sembra che siano un 4. Sì, le palline sono un 4. L'altro sempre in titanio, però l'ho preso color oro. Boh, mi sa che sembra più giallo che oro. Ma vabbè, sempre lunghezza 16, palline da 4. Poi finalmente sono riuscito a prendere la pallina che volevo. Non so se si riesce a vedere. Che è quella con la faccina, troppo bella. Sì. Si vede che la dovevo eventualmente mettere poi sulla lingua perché l'avevo visto a mia cugina quando se l'era fatto proprio inizialmente, ma proprio un casino di anni fa che io ancora ero piccolo e l'avevo vista e mi era piaciuto un casino, quindi l'ho trovata e boh, l'ho presa. È sempre un diametro da 4. Gli ultimi due pezzi sono dei dilatatori plug con l'ancora. Uno è questo qui bianco. E l'altro è sempre così, ma blu scuro nero. Sì, in teoria è un blu scuro, però qui sembra più nero che blu scuro. E boh, erano gli unici due che vi mancavano da vedere nella mia collezione plug. Quindi boh, ve li ho fatti vedere adesso, così poi eventualmente molto più avanti quando vi farò vedere un video dove indosso entrambe le misure, perché io per adesso sono ancora fermo a 14 di qua. Devo ancora farla quella da 16. Vi farò poi più avanti, a distanza di 2-3 settimane, un nuovo video dove vi farò vedere dove li indosso e poi eventualmente vi farò vedere a quel punto anche dove indosso i piercing e queste cose così. Poi, comunque, vi farà vedere anche mia sorella dove indossa i septum perché ne ha comprati veramente tanti lei. Sì, lei ne ha presi tanti tanti. Per adesso è tutto. Quindi, ciao ragazzi, al prossimo video.